torniamo all'efficacia della documentazione fatta. I docenti sostengono che in generale la maggior parte dice sì, l'attività di documentazione è stata di completamento all'apprendimento della competenza, quindi si è inserita bene nel percorso. Ma qualcuno dice no, è servita solo come ripasso generale. E allora qua per questo io poi ho inserito quelle diapositive iniziali, no? Per chiarirci anche un po' noi che cosa, nel senso, su come dovrebbe essere la documentazione. Qualcuno commenta che diciamo, l'attività di documentazione è stata completamente a rendimento, ma dice o perlomeno penso che l'obiettivo dovrebbe essere questo. E invece qualcun altro dice mi pare che dovendo riflettere sul percorso la maggior parte degli studenti sia riuscita a capire meglio il percorso stesso, tanto più quanto più la documentazione è stata eseguita in itinere, quindi rimarca l'importanza e l'efficacia che ha avuto la documentazione in itinere. Andiamo avanti. I docenti come hanno percepito la partecipazione dei ragazzi? La maggior parte così, allora la metà dice buona solo per alcuni, cioè alcuni hanno partecipato bene, altri per altri no. E un altro 50% dice sì, si divide tra la maggior parte dei ragazzi o quasi tutti, insomma. E boh. C'è il video è stato quello dura pochissimo. Facciamo vedere quello che pensano i ragazzi sull'efficacia, cioè vi è servito per capire meglio quello che avete fatto il laboratorio. Lei dice, ora ho recuperato delle cose che non avevo capito bene. Cioè, e questo ragazzo dice, documentare è una seconda possibilità. Mi piace molto. Documentare è una seconda possibilità. Allora, lui sostiene che c'era un docente, una docente, parlo generico, che non gli ha trasmesso l'entusiasmo per l'attività di documentazione e che quindi questo lui diceva se non ce la voglia lei o lui perché ce la dobbiamo avere poi. No, non ha specificato. Storia, abbiamo documentato alla fine di ogni lezione, quindi anche al di fuori dei laboratori, no? Cioè, proprio durante le normali lezioni, e a lei è piaciuto tantissimo, e quindi lei continuava a sostenere a tutti quanti che no, che quella era un'attività utile che sarebbe stata, che avremmo dovuto fare sempre per tutte le lezioni. E gli altri invece li vedeva un po' male, l'idea di. Vabbè, comunque. Forse lei aveva questa esigenza, quindi. Sì, insegnare, no? quello che diceva, altri la trovavano un po' noiosa perché c'era la questione, da discutere delle schede. Vabbè, adesso vediamo i prodotti finali, poi il docente ha chiesto poco sui prodotti finali, poi ne discutiamo qua assieme, ho chiesto solo se li abbiamo aiutati abbastanza abbiamo organizzato due pomeriggi in cui abbiamo fatto una specie di seminario. Io sull'uso su fare le presentazioni con LibreOffice Impress e lui su fare i siti web con Wix. E siete stati molto gentili, la metà dice sufficientemente utile, l'altra metà dice molto utile, quindi grazie. Ecco, qua vi faccio vedere sui prodotti finali. Allora, aspetta, prima di farlo partire, c'è stata. Però pronuncio così magari capite meglio. C'è stata la discussione perché su qual è il prodotto finale, quello più bello, quello che ci è piaciuto di più, cioè tra tutte le modalità scelte. Vi ricordo brevemente che c'erano il PowerPoint, il sito web, la brochure, poi c'era Suspense che faceva gli audiodrammi, Patrimonio che hanno fatto il video. Dimentico qualcosa? No, volevi Aline? No, pensavo se gli strumenti musicali possono essere qualche cosa. Comunque, vediamo cosa hanno. Vediamo se si riesce a capire cosa dicono i ragazzi. Nella graduatoria, cioè gli è piaciuto di allora fare il video di
patrimonio, ovazioni. Poi gli è piaciuto fare gli audiodrammi. Però hai detto che non l'hanno fatto tutti, mi sembra di capire. No, gli, erano gli audiodrammi, si dice, per suspense, che in quella classe lì non erano riusciti a farlo tutti. Poi gli è piaciuto PowerPoint. E adesso questo ragazzo qua sta dicendo a me invece non mi è piaciuto fare il poster, perché avevamo anche un prodotto non digitale che era il poster. Dice a me non è piaciuto il poster. Vi preannuncio subito invece che questo ragazzo qua che sta di qua, lui invece non ha competenze digitali e quindi poi in realtà è anche il scrittore del poster. Perché... No, ha parlato poco, emergeva che dai ragazzi c'erano solo tre prodotti, PowerPoint, brochure, cioè quindi Word, documento di Word, PowerPoint e sito internet. Ai ragazzi è piaciuto, chi ha fatto il PowerPoint è piaciuto, agli altri due no, perché sito internet, come commentano loro adesso tra poco, è troppo difficile e la brochure invece è poco stimolante, cioè interessa poco. Ho tenuto per ultima la documentazione di Tinder, quella che ha ha avuto la discussione più ampia e quindi ricordo con documentazione di Tinere intendiamo con la compilazione di tabelle alla fine di ogni lezione oppure alla fine di una fase e la raccolta di materiale. Allora, ai docenti le schede di documentazione di Tinere sono state utili, la stragrande maggioranza ha risposto positivamente. Alla domanda le schede di documentazione di Tinder quanto sono state utili ha risposto abbastanza comunque, non c'è stato un eccessivo entusiasmo. Tra questi una persona ha risposto anche proprio poco, cioè non gli è piaciuto come funzionava. Alcuni dei commenti che sono stati fatti, Domino Rosso dice sono utili come spunto ma è necessario adattarle. Domino Verde da usare, dice che le schede di documentazione sono da usare in maniera elastica per tenere traccia del lavoro, e l'omino blu dice non le usate ma ho seguito comunque la traccia. Quindi questo nel senso, allora loro sostanzialmente dicono delle schede di Tinder che non gli piacciono, non fanno bene le schede troppo complesse perché poi non riescono, fanno fatica a raccogliere i dati. Uno di loro ad esempio è assolutamente contrario a mettere la data perché non è informativo, per loro è informativo l'ordine cronologico con cui si sono seguite le fasi ma non le date, cioè loro vorrebbero che la scheda fosse ripulita da tutti quei dati inutili e ridondanti. Poi un altro aspetto è che loro nelle schede di itinere alla domanda cosa hai provato si sentono di dare una risposta sensata, si sentono questa domanda è sensata solo se hanno fatto un laboratorio espressivo ma non se hanno fatto ad esempio un laboratorio tecnico scientifico, la domanda cosa hai provato, e loro qualcuno la contestava in generale questa domanda dicendo ma che dipende da come stavo io, cioè non dipende dal laboratorio, no? Scusa, perché nel laboratorio tecnico scientifico non c'era la domanda. Ho sbagliato, però insomma adesso magari non è tecnico scientifico ma qualche altro laboratorio dove in realtà loro non hanno visto il senso di questa domanda. Cosa hanno detto? Che in generale c'erano spesso delle voci ridondanti, cioè nel senso uno mette una cosa in una colonna e poi mette nell'altra. Hanno assolutamente bocciato le parole chiave perché dicono che non li aiuta, perché tanto all'interno di un percorso poi le parole chiave che si ripetono sono sempre le stesse e quindi discrimina poco. Tranne la tua alunna molto affezionata, la documentatrice sfrenata, lei le parole chiave servono. Il ragazzo invece ha detto sì, le parole chiave possono servire, se devi fare una verifica ti può aiutare, però nell'ottica della documentazione non ti aiuta poi la parola chiave a far riemergere le cose che sono legate a quella parola. Quindi ecco, i ragazzi come potrebbero una scheda di documentazione, vi faccio vedere. Allora, banalmente ci abbiamo messo quasi due moduli, però loro mi hanno fatto, qualcuno mi ha prodotto anche delle schede, delle proposte di schede stampate e poi abbiamo discusso dei vari aspetti. All'inizio le schede che c'erano qua avevano tante voci, poi parlando in realtà abbiamo fatto altro che
io non ho fatto niente, ha fatto loro, e decide di ridurle e per loro la scheda ideale poteva essere questa. Cioè, solo il numero del cronologico, del ordinale degli incontri, non degli incontri, perché loro non vorrebbero documentare per incontro cosa abbiamo fatto, loro volevano, non vogliono, la maggior parte di loro non vogliono una documentazione fatta per forza alla fine di un incontro, dicono che non è utile, dicono che è utile farla quando finisce una fase, cioè tu fai qualcosa che ha un suo senso interno documenti alla fine di questa fase qua, purché non siano troppo poche le fasi. E poi, come si dice, il riprendere era piaciuto molto nel patrimonio, era stato fatto quello di ogni volta che compili una scheda rivedi come hai compilato le schede precedenti, allora questa cosa è risultata utilissima. Allora io compilo, faccio la scheda di questa attività qua, ma prima di cominciare a compilare quella vediamo cosa abbiamo fatto in quelle precedenti. Ma cosa vuol dire ancora di sé? Che da una parte hanno detto non vorremmo fare la fila alla fine di ogni sezione e poi non dicono, cioè, no, alla fine di una fase. Alla fine di una fase mi piace vedere che cosa hanno fatto nella fase precedente. Perché la ricuciono. Perché così la rimettono in relazione. Esatto. E poi tanto hanno messo subito per cosa abbiamo imparato. Poi riflettendoci, anche forte l'esperienza che avevano fatto. Hanno detto cosa abbiamo imparato e come lo abbiamo fatto, spesso e volentieri ci tocca scrivere le stesse cose, cioè perlomeno per loro è la stessa cosa. È la stessa cosa che è uscita. E come l'abbiamo fatto? Cioè, dice, poi alla fine finisce per dire le stesse cose, perché loro comunque cosa abbiamo imparato fanno fatica a estraniarsi, a vedere, ho appreso quello. Quindi imparato la scelta, ma non ce l'ha neanche. Quindi alla fine tutti quanti erano concordi su eliminare questa cosa abbiamo imparato che non aveva molto senso, non lo capisco. Poi cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto solo per i laboratori espressivi e questo è lo scopo dell'attività. Sì, ma questo è solo questo, che l'intenzione dice qualcosa di abbiamo imparato. Che come? No, cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo imparato, quello è. No, allora loro intendono come lo abbiamo. Magari all'inizio hanno scusate, secondo me qua c'è una perché che non abbiamo discusso un sacco. Ho sbagliato, sì, avete ragione, ho sbagliato, io non farò la tabella. In realtà andavano in conflitto il cosa abbiamo imparato e il cosa abbiamo fatto. Le due cose lì che non dicevano. Imparato e fatto, ok. Sì. Aspettate di. Con il come lo abbiamo fatto loro intendono, ad esempio, abbiamo lavorato in gruppo col computer, faccio per dire. E chiedono che ci siano degli esempi, sempre. Sotto. Esatto. Per esempio, sotto. Lavorerei per integrare ancora meglio l'attività di documentazione all'interno del laboratorio, in modo che sia un percorso unico e completo. Guarda che comunque il grosso della fatica, secondo me, di certi laboratori sta nel senso invece il successo di altri, sta proprio nel fatto che alcuni laboratori già prevedevano una documentazione al loro interno, quindi nel senso è stato l'organizzazione era una cosa più consolidata e l'organizzazione è stata più semplice, più agile. Altri laboratori, tipo i nostri, su cui dovremmo riflettere, perché nel senso non sono così. Nel senso non sono così strutturati per lo sviluppo di una competenza. Io ad esempio, questa è una mia idea personale, però che ne so, penso al dissesto idrogeologico, mi piace molto, ma secondo me non è strutturato col criterio di far apprendere una particolare competenza. Nel senso, poi noi diciamo. Poi noi diciamo io sì. Ad esempio non sono d'accordo, perché voglio dire che la lettura del è un compito autentico, perché voglio dire è un problema del nostro territorio che li tocca, lo conosce, no, eccetera. Quindi è un compito autentico, alla fine devono fare inferire dati, inferire relazioni, cercare di formulare ipotesi, cioè queste robe qui sono essenzialmente competenze. Però non è nel senso, sono d'accordo, non è.
quello mi piace molto e ai ragazzi piace, ma non si è iscritta bene la documentazione, cioè la documentazione inserita dentro il percorso è tra quelli dove ha funzionato meno, così come geografia quantitativa, perché probabilmente era un laboratorio più difficile da senso. Però questi qua sono stati, mentre per gli altri è stato più agile, perché comunque un prodotto finale, qualcosa era già previsto, cioè, e quindi aveva già un, erano già predisposti. Però questo ad esempio è una cosa interessante, cioè il prodotto finale è necessario alla documentazione oppure no? Perché questo è un punto, come dire, che mi sembra interessante, perché un laboratorio su l'educazione, diciamo così, il dissesto idrogeologico o anche di geografia quantitativa, lo vedo veramente difficile pensarlo con un prodotto finale. Ora, si possiamo un tempo, si faceva il recente, però è più semplice, cioè, parlo degli espressivi che ovviamente sono finalizzati tutti alla realizzazione di un prodotto finale e quindi loro fin da subito sanno quale sarà lo scopo di tutte le fasi delle attività e quindi diventa per loro più facile ricostruire il percorso arrivato, comprendono anche quello che ti citava prima Nina, gli strumenti, cioè loro sanno qual è il percorso, sanno dove arriveranno, quindi interiorizzano già di per sé il fatto che sono a step, c'è cioè una fase via l'altra che è graduale e che quindi andrà in quella direzione. Poi se tu lo fai manipolando i materiali, o lo fai utilizzando le tecnologie, o lo fai documentando con le fotografie e così via, per loro è differente, però è la finalità di ciò che fai che rende più semplice il fatto di riprendere, ripercorrere, schematizzare. Non solo, ma dà proprio senso alla fase di documentazione, capito? Cioè, se no loro non capiscono perché devono raccogliere tutto, cioè, se no diventa un passo, diventa un'attività di vediamo se abbiamo fatto, intanto che dobbiamo fare la verifica. Vorrei aggiungere che non è che è un modello, è la caratteristica dei laboratori che ha favorito, probabilmente, no? Essendo strutturati così è chiaro che loro magari si saranno fatti meglio perché sapevano dove andare a parlare, ma non è detto che sia questo. È la sua qualità. Cioè è il modello, voglio dire. No, ma io mi sto domandando questo, nel senso che se il laboratorio è poi la, come dire, finalizzato a un prodotto quale che sia, d'accordo, finale. Con tutto che penso anch'io che sia molto, come dire, molto utile, però io vedo alcune delle nostre attività, soprattutto, ripeto, per noi di matematica e tecnologia, estremamente complicate. E il rischio anche di una certa qual banalizzazione del prodotto alle porte è estremamente forte, cioè a me fa un po' paura, nel senso che ci sono alcune cose sulle quali avrei... bisogna dare un senso, ma bisogna che questo senso sia carico, non sia poi semplicemente faccio il prodotto perché devo fare il prodotto. Però allora, se li coinvolgiamo di più, e chiediamo, loro hanno anche delle idee grandiose, ad esempio su geografia quantitativa, uno mi ha detto a me piacerebbe documentarla facendo un sondaggio. Facendo? Un sondaggio. Tra la gente? I dati del soldato, ma tra la gente? Sì, di un quartiere. Della scuola, che ne so, sono grandiosi, cioè, nel senso, secondo me questa cosa qua di ascoltare loro dovremmo utilizzarla di più, cioè ci dovrebbe essere un scambio, comunque questo non voleva essere una critica, adesso nel senso dei confronti dei nostri laboratori. Ragioniamoci. È interessante che quello proprio l'espressivo, come pensavamo appunto essendoci un prodotto e per questo va. E mi piacerebbe forse adesso prendere i frutti di questa esperienza, nel senso che accettare anche i dati di realtà. Un po' i dati di realtà che avete riportato e il fatto che forse oltre a quelli della propria espressione che hanno prodotto già fatto in seconda, l'attività che più è piaciuta ai ragazzi, più
è stata anche alla loro portata rispetto alla abilità è stata la costruzione di PowerPoint, che forse rispetto ai temi più scientifici, forse, la sparo, permette anche di recuperare le parole chiave, di fare un lavoro di, non so come dire, di sistematizzazione di ciò che ho imparato. Di riflessione. Anche adesso col gruppo del collega con il lavoro cooperativo, quando abbiamo fatto PowerPoint, abbiamo fatto fatica, perché ogni volta ci dicevamo, abbiamo messo troppe parole, dobbiamo togliere. Forse non è. Cioè, per appunto lì, forse focalizzando l'attenzione solo su questa modalità, cioè se di PowerPoint ne faccio due durante l'anno in gruppo, forse riesco a affinare meglio questa capacità piuttosto che fare un PowerPoint, una brochure che magari non mi è piaciuta, il sito web che è con mille problemi tecnici. Forse focalizzando un po' di più, e anche perché, e questo è il primo dato in realtà da parte dei ragazzi, da parte dei docenti, questa cosa del fatto che non tutti qui dentro abbiamo le competenze informatiche sufficienti, lo sento da quando sono entrata. E quindi mi sembra un dato di fatto contro cui non possiamo andare, nel senso c'è qualcuno che è più specializzato, qualcuno che si sta formando e qualcuno che ne ha fatto. Invece su PowerPoint mi sembra che ce la facciamo tutti e quindi mi sembra più fattibile. Sì, sì, esiste anche il blog esterno. E i wiki anche una cosa che stiamo usando tutti, che abbiamo sistematizzato, adesso le prime hanno un solo wiki, non hanno wiki di Word, hanno delle cose. Fa il problema del wiki quest'anno è stato che probabilmente certe schede erano così complesse che comunque poi ci sarebbe da lavorare anche sul lavoro, proprio perché tu dici PowerPoint, però loro ad esempio commentavano su PowerPoint che cioè se facciamo un PowerPoint a gruppi e io faccio tre diapositive, se fai tre diapositive e ti fai tre diapositive, cioè, però io poi alla fine uno non ha documentato l'intero laboratorio, no? Quindi hai solo approfondito un pezzo. E allora a quel punto lì, cioè il lavorare in gruppo diventa una cosa da studiare un po' meglio, cioè non è solo mettiamoci lì un gruppo eterogeneo.